Buongiorno a tutti, gente del povero, e ben ritrovati in questo nuovo video! Oggi dobbiamo fare lo sniper review della 14... No, della 18V14B, andiamo a farla subito! Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere sono i pickles marini, che sono molto carini! I'm Pickle Rick! Guardali, guardali, guardali! Fanno luce, perché sono dei cetrioli, e i cetrioli fanno luce... Vabbè, sono tipo delle torce sottomarine che quando fa buio sott'acqua tu puoi usare, perché se lo fai sopra l'acqua non funziona, come potete vedere, non fa luce. Tu lo puoi mettere addirittura 4 insieme ma non fanno luce. E cos'altro volevo dirvi? Sì, spawnano nella barriera con la lina, come potete vedere, sono tutti qua intorno. Un'altra cosa che hanno aggiunto di bello è che il tridente con Riptide, se noi andiamo in Game Mod Survival, potete vedere, ho solo un cuore e mezzo, lui ci porta in giro. Oddio, mi sa che sono vicino a un tempio sottomarino. Vabbè, come potete vedere ci porta in giro. Massa? Oddio, muoio! Questo non lo dovevo fare. Come potete vedere, noi abbiamo ora due tridenti, che sono i due tridenti principali che dovreste prendere nella vostra survival. Perché dico questo? Perché in uno c'è Channeling e Loyalty. Uno c'è Riptide. Cosa vuol dire? Riptide 3 vuol dire che il tridente non se ne andrà come questo qua. Tu lo spari e se ne va. Però c'è Loyalty, quindi torna sempre indietro. È come una lancia. Potete vedere. Invece con questo qua tu non lo lanci, tu vai insieme a lui lontano. Potete vedere, così ti spara in aria. E se piove, puoi farlo mentre piove, perché c'è l'acqua. Ma se non piove, non funzionerà sulla terraferma. Quindi si può essere combinato con l'elitra. Ok, adesso c'ho l'elitra. Noi facciamo... Aspettate che andiamo più in alto, perché sennò le cose funzionano male. Noi facciamo così. Così, e ci spara in giro senza uso dei razzetti. Ma solo mentre piove, quindi si può usare solo mentre piove, quindi è bello. E anche quando nevica, a quanto pare. Quindi se passate sopra un deserto, fate attenzione, perché lì non piove, quindi potreste anche precipitare, morire male. Sta roba è molto bellina, soprattutto con l'animazione. Potete anche andare sott'acqua e poi rispararvi di nuovo su. Dai, su, vai su. Sono di nuovo in aria. Quindi questo tipo di tridente è utile per il movimento. Questo qua invece è più utile per il combattimento, come avete visto. E naturalmente, se noi andiamo qua su Riptide 3, non puoi mettere o Loyalty o Channeling. Channeling è quello che fa il fulmine quando c'è una tempesta. Quindi questi qua sono i due tipi di tridenti. Adesso la pozione del Slow Falling è un effetto positivo, perché è blu, quindi buona cosa. Poi la fornace, se noi mettiamo giù e mettiamo dentro un pickle e un spruce log, in teoria dovrebbe uscire fuori il fantastico e simpaticissimo Lime. Evviva! Non serve a niente, però fa nulla. Quindi, e poi un'altra cosa, l'ultima cosa in questo snapshot è che, oddio, non c'è più. Noi prendiamo i pickles, eccolo qua. Se noi lo mettiamo giù e usiamo i bombi, si può usare, però non fa niente. Questa cosa si può anche fare sott'acqua. Andiamo sott'acqua, mettiamo i pickles. Come potete vedere fa luce. Noi possiamo usare la mia, ma non fa nessuna differenza.
Con questo spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date un pugno col like anche a vostra madre. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ops, ho sbagliato. Un prossimo video!